Gli atleti paralimpici si stanno preparando da tanto tempo fisicamente e mentalmente alle prossime Paralimpiadi di Rio 2016, ma al di là dell'aspetto fisico, anche mentalmente devono essere pronti, insomma, a tutto, essere tranquilli e sentirsi a proprio agio. Ci sono varie tecniche, sono seguiti dalla dottoressa Annalisa Avancini, che lavora per la Federazione del Tiro con l'Arco, ma che in passato ha già lavorato con altre federazioni per altri tipi di sport. È qui con noi e ci può spiegare il lavoro che sta facendo. Sì, gli atleti che seguo hanno iniziato a lavorare con me già da diversi anni, stiamo lavorando da 6 anni e infatti un'Olimpiade si prepara lungo tutto il quadriennio, questa è la seconda Olimpiade che seguo con loro, quindi non c'è un lavoro specifico di preparazione per le Olimpiadi dell'ultimo momento, ma c'è una lunga preparazione perché una cosa a cui tengo molto è che le abilità mentali si preparano e si allenano al pari delle altre abilità. Adesso siamo arrivati a un punto in cui stiamo tirando le somme, stiamo raccogliendo un po' tutti gli strumenti imparati, appresi in questo lungo percorso di allenamento, infatti un allenamento fisico, tecnico, mentale, che va a unirsi per arrivare poi a un risultato finale in cui tutte le componenti hanno un peso importante. Io credo che la concentrazione in tutti i tipi di sport, ma soprattutto in questo, sia fondamentale. Dottoressa, come si fa? Come si riesce a superare questo momento? I ragazzi che seguono, con cui stiamo lavorando da tanto tempo, hanno lavorato sicuramente sulle proprie capacità, sulla propria anche percezione di autoefficacia, quindi su quello che loro percepiscono di poter fare effettivamente, di quanto possono rendere, quindi una sorta di sicurezza, no? Che loro acquisiscono e che possono spendere poi nei momenti importanti. Hanno lavorato sicuramente sulla concentrazione, hanno lavorato sul livello attentivo da mettere in gioco nei momenti importanti, ma anche sulla capacità di gestire le proprie emozioni, l'ansia che naturalmente in una competizione, in un evento importante subentra, che può essere una discriminante fondamentale del risultato. Solamente attraverso l'allenamento svolto durante il percorso poi è fruibile velocemente uno strumento di questo tipo. Quindi tanti lavori, tante tecniche che loro, a seconda anche delle caratteristiche personali, possono adesso tirar fuori. Si sono impegnati tanto in tutti gli aspetti, infatti abbiamo trattato anche questo aspetto della preparazione alla gara attraverso una familiarizzazione con quelli che sono poi gli elementi che andranno a incontrare e sono sicura che sapranno far fruttare tutto il loro impegno.